ragazzi, con questo nuovissimo video. Ragazzi, scusatemi se questi giorni qua non ho portato video, ma fra non stare bene perché c'è un tempo di merda, poi sto a pensare di portare giochi online, ma appunto per il tempo di merda non andava la connessione e non potevo appunto caricare neanche i video, non li ho portati, cioè non ho potuto fare video. Ragazzi, oggi, come avete potuto vedere, siamo con i Pokémon. Appunto, poche po pochi Pokémon. Pochi, non è vero? Cioè, così sono pochi, sì. Ma ne ho un'altra scatola così da mia nonna, ma mi sono dimenticato di riportarmeli. E quindi andremo a vedere solamente queste qua. Iniziate già a lasciare quanti like. Facciamo per questo ritorno qua dei Pokémon. Ciao, 10 mi piace. Ci sta, dai, ci sta. Ci sta, sì. 10 like e faremo pure gli altri Pokémon. Questi. Come ho avuto potere vedere, infatti c'è Pikachu come primo. Appunto direi di iniziare. Pikachu, ok. Quindi. Aspettate, ok. Allora. Pikachu. 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 Pikachu, no, ma se volete ve lo regalo qualche Pikachu, eh. No, perché Pikachu, appunto. Poi Raichu, ok, Raichu. Uno, uno, tranquilli. Poi abbiamo cos'è? Floatzel, credo che sia. Chi è che se lo ricorda? Mi sa che è della seconda generazione, sapete? Mi sa, eh. Io ho seguito Pokémon già da prima, quindi. Poi non l'ho più seguiti alla terza generazione o quarta, non mi ricordo. Poi abbiamo Electabuzz, ok, e non è solo uno ma sono due. Poi Electrowire, che credo che sia appunto la sua evoluzione, ma non so come minchia si dice. Poi abbiamo Voltorb, un altro sempre suo socio. Poi abbiamo Electrodude. Ok, Electrodude. E un altro Electrodude, appunto. Poi Squirtle. Wartortle dovrebbe essere, sì. E Blastoise, appunto. Tutte le evoluzioni. Poi abbiamo questo qua che non ho mai capito come si dice. E si chiama Hydreigon. Credo che si pronunci così. Ah, ragazzi, prima di andare avanti, comunque, toh. Hydreigon. Comunque ragazzi, fatemi sapere se questo tipo di luce qua vi piace, che ho messo una semplice pila lì così, cioè proprio lì puntata in alto che punta verso di me, infatti mi sta accecando. Comunque, andiamo avanti. Buneri, dovrebbe essere questo, Buneri, qualcosa, che è sempre di una vecchia generazione, mi sa ancora della seconda, comunque sono due. E poi c'è Lupon che credo che si pronunci così, che la sua evoluzione, appunto, come potete vedere, non mette a fuoco. Aspettate. Ok, no, non mette a fuoco. E niente, un altro? Sono due, quindi. Poi, questi qua sono quelli della terza generazione, dovrebbe essere. O della terza o della quarta, terza, mi sa, terza. Cioè, Pidav e Tranquil. Ok? Cioè, Pidav che è la base, tranquillo, che l'evoluzione. Poi vabbè. Zoroa. Zoroark. E un altro Zoroark. Ok? Poi abbiamo. Sono tanti, ve lo dico. Quindi massimo facciamo metà, credo, eh. Poi. Gibble. Credo che si legga così. Gibite. Credo che si legga così. E Garchomp. Scusa, sono sicuro che si legga così. Poi abbiamo Milotic. Ok? Tanto ho 2 ore di registrazione, quindi. Patrat. Che è sempre della terza generazione. E Wochang, che è la sua evoluzione. Wochang, versione. Mi ricordo era un team, se non sbaglio, questo qua con la P. Ma non mi ricordo che team era. Poi Axew,
Okay? E mi ricordo che era uno dei miei preferiti perché soprattutto era carinissimo, era. Ma poi la sua ultima evoluzione mi piaceva molto di più. Adesso ve lo faccio vedere. Fraxoro, ok, che è la sua evoluzione. Poi c'è l'ultima evoluzione, la più figa. Che non mi ricordo. Ah sì. Axorus. Axorus, appunto. Ok? È fighissima. E vabbè, poi c'è Dinamo. Ok? Poi abbiamo, vabbè, Mew che lo conosco tutti. E Persian, che è la sua evoluzione. Okay, minchia, mi fa male il braccio continuare così. Poi abbiamo Shinx, dovrebbe essere. Ok? Poi Frillish, credo che si pronunci così. Stunfish. Ok. Poi abbiamo Drillbur. E Excadrill, ok? Cioè base evoluzione. Poi abbiamo questo qua che faccio sempre fatica a pronunciarlo. Tra l'altro perché guardo di là che la telecamera è di lì? Non lo so, non lo so. Abbiamo Roggenrola, dovrebbe essere, ok? Roggenrola. Poi abbiamo Boldor. E ragazzi, Gigalith dovrebbe essere, sì, che è la sua ultima evoluzione. Poi abbiamo Gotita. Gotorita, sì, Gotorita. E Gototai. Ok. Poi Ferroseed. Ferrothorn. Perfetto. E siamo più o meno a metà, sì. Sì, a metà. Comunque, sì, ho preso spunto da 70 HP che faceva vedere la sua carta e quindi ho fatto vedere pure io. Ciao, Setta. Ancora guardo di là, guardo. Ciao, Setta. Ciao. Blitz. E Zebstrika. Lo strabelli questo qua perché sono tutti illuminati. Poi, se si vede, ci sono i fulmini lì. Sì, si vede. Ci sono dei fulmini. Dove ci sono gli attacchi, appunto, ci sono dei fulmini che brillano, strabello. Poi Mainun dovrebbe essere, dovrebbe chiamare Mainun se non sbaglio. Poi Venopide, se non sbaglio, o Venopide, non mi ricordo. Che è bello che una volta adesso me la memoria. Poi Whirlipede, ok, e Scolipede, o Scolipede, non mi ricordo. Ok, poi vabbè, Lillipup. Poi non ho la sua evoluzione, ma è l'ultima evoluzione, che è Stunland, dovrebbe essere Stunland, non mi ricordo. Poi vabbè, Pinsir e Simisir. Poi ragazzi, questo qua dovrebbe essere uno dei tre starter della terza generazione, che è Tepig. Tepig dovrebbe essere. Ok. Poi ho Pignite, la sua evoluzione. E Emboar, ok? Fighissimo pure questo qua luccicante. Cioè, quanti soldi ci avrò speso su queste qua? No, mi correggo, non io, mia nonna. Ci ho speso un casino di soldi per prendermi tutte queste carte qua. Grazie. E poi Wallaby, dovrebbe essere Wallaby, non mi ricordo. E Mandibuzz, se non sbaglio. Sì, Mandibuzz. Poi abbiamo Pampur, sì, Pampur. Che dovrebbe essere pure questo qua della terza generazione. Che dovrebbe essere uno dei tre Pokémon della prima palestra, se non sbaglio. No, è della quarta generazione. Sì, ed è uno dei tre Pokémon della prima palestra, se non sbaglio, eh. Poi c'è la sua evoluzione Simipur. Che pure questo qua, però questo qua c'ha le gocce d'acqua brillantinate, sì, si vedono. Sì. Poi abbiamo Cobchu, che lui è carinissimo, eh. E vabbè, poi c'è la sua evoluzione che è Beartic. Strabello, fighissimo, eh. Brillantinato dietro. Poi abbiamo Stunfish, che è fighissimo pure lui. Ok. Un altro starter da terza generazione, sì, che
Oshawott, Diuot, ok, brillantinato per questo, e Samurott. Questo è strafigo perché guardate, guardate, cioè è brillantinato, ma cioè, non è semplice come tutti gli altri che sono brillantinati, cioè semplicemente brillantinati, ma è tipo a quadretti, non so se potete vedere, tipo un mosaico, però brillantinato, vedete? Faccio così per magari si vede meglio, vedete? Cioè è fighissimo, Poi vabbè, Lucario, ok? Lucario, brillantinato per questo qua con dei pugni, sì, dei pugni che dovrebbe essere tipo roccia o lotta, non mi ricordo, roccia mi sa. Sì, roccia, roccia, perché poi c'ho Timbur, ok? Timbur. Cos'è? Gurdur, che la sua evoluziona, e Conkeldur, o Conkaldur, non mi ricordo, no, Conkeldur. Poi Mifu e Mishao, ok? Sandil, no, Sandil dovrebbe essere, sì, Sandil, ok? Krokorok. E tra l'altro quello qua c'è i pugni, tipo roccia dovrebbe essere, vedete? La sua evoluzione che è uguale a Samurott di prima. Guardate, Crocodile. Guardate, quello qua tipo un mosaico brillantinato dietro. Strafigo, strafigo. Poi abbiamo Joltik, ok? E Garventula, che è fighissimo. Poi abbiamo Cottonee, questo qua me lo ricordo. Cottonee e questo qua non me lo ricordo. Wim si cut qualcosa. Scrivetelo nei commenti. Guardate, pure questo qua è brillantinato qua e con le foglie. Vedete? C'è le foglie brillantinate. Poi abbiamo Pinsir, che è il secondo Pokémon della prima palestra della quarta generazione o della terza, no, della quarta mi sa. Poi abbiamo Simisage, che è la sua evoluzione. Ok. Poi abbiamo. Questo qua è il mio preferito, ve lo dico. Cioè, è uno dei miei preferiti. Dirling, che non è lui, quello è il mio preferito. Ma il mio preferito è la sua evoluzione. Che è. Sousback, appunto. Sousback. Che qua mi ricordo, qua è in versione estate. Si capisce dalle corna che ha. Che in pratica vedete che ci sono solamente delle foglie. Poi mi ricordo che in primavera c'ha queste foglie qua, ma con i fiori sopra. In inverno non c'ha niente e in autunno invece c'ha le foglie gialle, arancioni e così, se non mi sbaglio, Poi abbiamo Seawall, no, Seawaddle dovrebbe essere, sì, che è della seconda palestra della terza generazione, se non sbaglio. Però è la sua ultima. Sì. La sua ultima evoluzione è quella che c'è nella seconda palestra della terza generazione, se non sbaglio, Poi abbiamo Southroom, che dovrebbe essere la sua evoluzione. Sempre brillantinato con le foglie qua, vedete? Aspetta, copro il nome così. Ok. Poi. Eccolo qua, Livanni. Questa qua è la sua ultima evoluzione. Livanni. Sneevee. Altro, cioè, ultimo starter della terza generazione di tipo erba. Il primo Tepig era di fuoco, Oshawott di acqua e lui di erba. Sneevee. Pure questo qua, tra l'altro, è fatto a mosaico dietro, come potete vedere. Qua però si vede meno. Vabbè, Sneevee. Servine dovrebbe essere Servine, non mi ricordo. La sua evoluzione. La sua ultima evoluzione Serperior. Ok? Poi abbiamo Purloin, dovrebbe essere Purloin, non mi ricordo. E ragazzi, Dulcis in fundo, come si dice, iniziamo con le rare barra leggendarie. Iniziamo. No, iniziamo con questo. Deoxys. Ok, normale, perché prima stavo per far vedere quello in versione appunto
Delta, cioè, oddio, Deoxys Delta, fighissimo, brillantinato, fighissimo. Poi abbiamo uno dei tre, se non sbaglio, non mi ricordo come si chiamano, i tre guardiani, no, non erano i guardiani, non mi ricordo, scrivetelo nei commenti se lo sapete. Cobalion, ok? Tra l'altro è brillantinato pure questo qua dove c'è le mosse, guardate. Vedete, ci sono tipo i triangoli rovesciati, illuminati, confirmed. Poi abbiamo Articuno. Ok? Articuno brillantinato dietro, vedete? Poi abbiamo Archeops. Ok? Che mi ricordo che questo qua si poteva trovare solamente una volta. Perché mi ricordo che è un Pokémon fossile. E, no, è l'evoluzione di un Pokémon fossile. Che il suo Pokémon, sì, la sua base si chiama Arken, appunto. Mi ricordo che era un Pokémon fossile che mi ricordo che sì, hanno dovuto far sbloccare, cioè far chiudere un fossile per poi avere Arken, che poi sono nati nel passato, se non sbaglio, questo qua era il cartone, se non sbaglio. Comunque sì, Archeops. Poi Giratina. Sempre lì del team, non mi ricordo. Ok. Poi ragazzi, gli ultimi 5, se non sbaglio, no, 6, gli ultimi 6 sono quelli più fighi. Cioè, in questo mazzo qua. Poi ce n'è un altro, mamma, no, ce ne sono altri, mamma mia, che non vi dico. Se arriviamo a 10 like vi faccio vedere pure gli altri. Kyurem. Ok? Brillantinato dietro. Reshiram. Non brillantinato, appunto. Zekrom, non brillantinato. Ragazzi, questo qua è il vero Dulcis in fundo. Pronti? Registeel EX. È fighissimo. Vedete, è EX. Ok? Cioè, è fighissimo. È tutta la carta, è. Strabello. Poi ci abbiamo Kyurem Bianco EX. Eppure questo qua è fighissimo. Cioè, guardatelo. Cioè, è fighissima come carta, è fighissima. Ragazzi, ultima. Ultima, ma non per importanza, appunto, perché è la più bella che ci sia in questo mazzo. Perché è brillantinata, ma non solo. È appunto, come vi ho detto prima, è la leggenda, ok? E non è FIFA. La leggenda, appunto, fra Palkia e Dialga. Ok? Non ho l'altra metà e non l'avrò mai. Mi ricordo che ce n'era uno del mio paese, chi ce l'aveva l'altra metà, ma non me la voleva dare neanche morto. Comunque, se riesco a farvela vedere, è brillantinata, vedete? Brillantinata, è strabella, strabella. Comunque fra Palkia e Dialga che sono delle leggendarie che nella prima generazione, mi sa. O della seconda, no, mi sa della seconda generazione. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Io ho un casino qua di carte messe a Katsum de Kanen e le ho tirate fuori appunto da questo qua. Infatti, come vedete, è vuoto. Ok? Perfetto. Vaffanculo, le deve mettere tutte a posto. Vaffanculo. Vaffanculo. Wow, che parola stupenda, parola. Io oggi non so proprio parlare. Vaffancudo. E quello là che ho detto prima. E guardate, ragazzi. Arriviamo a 10 mi piace. Vi faccio vedere le altre carte che ho. Sempre se mi ricordo di portarle. Ci arriviamo a 15. Dico 15 mi piace a questo video. Provo a vedere pure quella di Yu-Gi-Oh! Ragazzi, so che questo video è lungo. Non mi tartasso più le palle. Perché ho fatto già così. Bella. Quarter past 4, left the club tipsy. Dum, 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 dum.